Di Daniele Femiano, delegato tecnico mandato appunto dalla Federazione per il controllo delle autovetture in gara. Un compito importante il suo e specialmente di grande responsabilità. Ecco, um, all'atto pratico, lei di che cosa si occupa e che cosa controlla sulle autovetture che si propongono per gareggiare? Beh, innanzitutto eh, si controlla la sicurezza intrinseca e estrinseca della macchina, della vettura. Eh, perché ci sono delle norme fondamentali, dei sistemi di sicurezza fondamentali da rispettare per garantire la sicurezza del pilota e, e quindi la um, tranquillità generale del proseguimento della gara, in quanto. Eh, ci sono sistemi come la, la gabbia interna che ci assicura la resistenza della vettura ad urti a eventuali accappottamenti o il, il seggiolino, le cinture di sicurezza, il sistema di estensione che siano tutti certificati che rientrino nei tempi previsti di scadenza per avere come ho già anticipato la sicurezza del pilota e di chi anche sta intorno alla vettura quindi lungo il percorso se succede qualcosa al pilota potrebbe succedere anche a qualche spettatore, quindi è meglio sempre evitare. Questo durante le verifiche pre-gara. Poi durante il corso della gara o eventualmente a fine gara c'è la possibilità di controllare se la vettura rispetta i canoni previsti per la categoria in cui sta caricando. Per quanto riguarda la fase pre-gara, sicuramente è difficile riuscire a riconoscere tutti gli elementi di sicurezza su autovetture così diverse tra loro. Ecco, veramente ci sono di ogni tipo. Come vi regolate in questo senso? Diciamo che di base eh, quello che riguarda la sicurezza della vettura è simile per quasi tutte. C'è una leggera differenza soltanto quando si passa su vetture sport tipo la Osella o tipo vetture monoposto a ruote scoperte. Poi per le altre bene o male è quasi uguale, cambiano alcuni particolari però alla fine sono similari, quindi non c'è una grande differenza ed è facile controllarli. Il difficile viene dopo. Infatti per quello che riguarda la fase successiva la gara vera e propria il percorso non è particolarmente lungo però è molto articolato essendo anche in salita. Ecco lei che idea si è fatto? Ormai eh, mi diceva che qui da quasi 17 volte che idea si è fatto di questo percorso e di come una macchina può affrontarlo? Diciamo che mh, le, le vetture che ci sono oggi non hanno grandi problemi, quindi sono, più andiamo avanti più le tecnologie si evolvono, quindi non... Tutte le vetture bene o male non hanno grandi problemi a affrontare questo tipo di gare, eh, anche perché è una gara in salita, però è una gara rallentata dai birilli, eh, il cosiddetto slalom, quindi eh, tutto sommato non eh, ha grandi sollecitazioni la vettura in sé per sé. E il percorso è un bel percorso che ormai viene fatto da 21 anni, quindi è sempre lo stesso e significa che è valido, altrimenti non lo farebbero. Per quanto riguarda invece le vetture, quest'anno per fortuna ce ne sono molte di più rispetto agli altri anni e questo è un bene per lo sport di Campobasso. Una gara che coinvolge non soltanto gli organizzatori, ma anche partecipanti, che ogni anno aumentano sempre di più. Una gara che comunque tu hai visto crescere di anno in anno. Parliamo appunto della tua esperienza personale: qual è l'auto che porterai in gara e quali sono le caratteristiche? Allora, la mia auto è una sport prototipo, slalom si chiama in termine tecnico. È una Osella P9 con un motore Alfa Romeo 2000, eh, usato sulla 156 Super Turismo di qualche anno fa. È un motore che ha 310 cavalli circa e la vettura pesa sui 500 kg. Le nostre specialità non fanno molta velocità le vetture, ma eh, molta ripresa, cioè abbiamo un cambio che non supera i 170-180 km/h, però in poco tempo, rapporto peso potenza, riusciamo a raggiungere subito la velocità desiderata. Questo fa sì che ci consente di avere una vettura prontissima dall'uscita del birillo, perché le nostre specialità sono dislocate su un percorso di circa 4 km con delle postazioni di rallentamento e non bisogna battere i birilli, altrimenti abbiamo una penalità di 10 secondi per ogni birillo abbattuto. Ecco, se qualcuno volesse approcciare per la prima volta lo Slalom, che è una disciplina sicuramente particolare, quali sono i consigli che gli daresti nel senso di ricercare un'auto che abbia quali requisiti ed, in particolare, proprio nell'atto della guida, che cosa dovrebbe rispettare o prestare maggiore attenzione? Allora, per questo tipo di gare io consiglio chi si avvicina a questo tipo di manifestazione eh, di specialità eh, di avviarsi con un noleggio magari di una vettura di piccola cilindrata per cercare di capire nella prima gara se ci sono le qualità, le doti anche del pilota per poter poi andare avanti nel futuro e nel futuro cercare di eh, partire poi ecco con eh, molta calma. Cioè, mh... Il, il tipo di, di gara eh, prevede, come dicevo prima, di non abbattere eh, birilli. Ciò significa che magari anche se si va un po' più piano, però non si abbattono birilli, si può avere un ottimo risultato. Perché le dico questo? Perché magari ci sono piloti che vanno anche più forte, però abbattono dei birilli, prendono dei secondi di penalità e in classifica assurda poi li troviamo molto più indietro. E magari la persona che diciamo così con calma riesce a salire su, quindi magari i primi, i primi, le prime gare che uno riesce a fare ha già delle grosse soddisfazioni. Parliamo del percorso, il percorso che come hai detto vedevi anche quando non eri appunto partecipante alla gara perché è proprio in una zona abitata da tantissimi campobassani. Ecco, che, quali sono le caratteristiche di questo percorso? Se ci sono dei punti salienti e di maggiore difficoltà, quali sono? Allora il nostro percorso è un percorso molto veloce e infatti proprio per questo sono state apposte parecchie eh, postazioni di rallentamento altrimenti superiamo la media e poi abbiamo dei problemi in sede di federazione nazionale. Eh, io penso che i punti più salienti sono il tratto finale dove solitamente ultimi, negli ultimi 7-800 metri abbiamo un'affluenza di pubblico attorno, stimata attorno ai 2000, alle 2.000 presenze. Questo fa sì che il pilota in quel tratto riesce ad avere quella carica in più che il pubblico ti dà. Il, diciamo, il punto più difficile è di Direi a metà percorso c'è cioè una curva destra dove bisogna impegnarsi tantissimo per far sì che le, si faccia nella maniera più veloce, però più sicura possibile. Oggi ci sono le prove tecniche sportive, ma già da veramente un sacco di giorni vi state occupando perché vediamo che anche tu sei impegnatissimo nell'organizzazione. Quanto impegno c'è dietro la giornata di domani? Allora, Tengo a precisare che il mio impegno è soltanto di pubbliche relazioni e di cercare di dare logisticamente una mano. Il vero impegno ce l'hanno le persone che lavorano sotto al percorso per allestirlo e partono 15-20 giorni prima solo per allestire il percorso e prepararlo e poi hanno altri 15 giorni per smontarlo. E ci sono le persone che lavorano all'ACI e che danno tutto quello che serve alla segreteria sportiva e tecnica per preparare questo salo, ma loro addirittura da qualche mese prima della manifestazione. Quindi queste sono veramente le persone che lavorano sicuramente di più e meritano. Di più. Io per quello che posso do il massimo più che altro per poter portare più piloti nella nostra manifestazione. Per quanto riguarda il, il tipo di percorso, come dicevamo prima, io penso mi voleva allacciare a questo per dire che. Ne giro tantissimi in Italia, non per essere campanilista, ma abbiamo sicuramente il percorso più bello sotto il profilo di sicurezza, sia per i piloti che per il pubblico. Questo mi si consenta perché veramente a noi non dovrebbero dare la validità di campionato italiano, penso quella del Mondiale, perché veramente abbiamo la gara più bella. Non perché sono di campo basso, ma è la verità.